così, ragazzi. Seconda tappa a Monaco. Siamo in partenza da Imperia. Vi faccio un po' vedere la vista qui. Oggi una giornatina un po' grigia. Beccatevi. E ora, let's go. Pronto, vecchio? Carico. Carico? Cazzo, allora, qui com'è? Carico. Io dopo la bomba che hai sganciato in bagno ci credo. Ragazzi, che fregatura. Beccatevi il tempo. Piove. Male, male. Siamo in Francia comunque. Vabbè, andiamo in un posto strabello per fare le foto, così magari vi lascio anche le coordinate esatte, perché merita tanto. Ovviamente il tempo è quello che è, quindi non so cosa uscirà, però ci proviamo. Utilizzeremo questa giornata per viaggiare, per spostarci in giù verso la Spagna, perché sono 15 ore di macchina, quindi let's go. Col furgone, ragazzi, enduro. Mezzo parcheggiato, ragazzi, in questo penso sia un B&B abbandonato. E allora, ora vi lascio un piccolo time lapse per farvi capire dov'è il punto che c'è la vista da paura. Allora, purtroppo oggi, ragazzi, non andremo in moto perché qui a Monaco è pieno zeppo di telecamere. E l'ultima volta che sono venuto qui ho preso 160 euro di multa perché ho superato di pochissimo, il limite era 50, ero tipo una roba come 55 all'ora, che è che con la moto è un attimo, quindi poi sta anche diluviando, non so se si vede, adesso siamo sotto gli alberi, quindi abbiamo detto evitiamo. Però voglio portarvi in questo spot, diciamo, che è stupendo, dall'alto si vede tutto. E secondo me merita, ecco. Quindi niente, vi lascio un piccolo time lapse così da farvi capire un po' la strada da percorrere una volta arrivati qui al punto che vi lascio in descrizione. E niente. Visto delle foto qui, anche la sera è stupendo perché è tutto illuminato. E niente, e poi vi lascio due ripresine un po' carine della moto. Ragazzi, è partita la sfida. Secondo voi qual è il cappo più bello tra tutte queste tre a livello di grafiche, perché tanto sono tutte e tre KTM, quindi commentate qui sotto e fatecelo sapere. Bene, detto questo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate un bel like per sostenere il tour e alla prossima.